Ciao a tutti ragazzi, io sono Pallino079 e oggi siamo su SCP-9 Tiled Fox, un gioco che potrete trovare gratuitamente su Steam. Ho visto qualche trailer, comunque qualche video così e mi è piaciuto molto, anche perché c'è la modalità multiplayer. E penso che oggi andremo a fare una bella partita e non mi sono spoilerato quasi niente, quindi sarò praticamente in blind. E quindi iniziamo. Io lo chiamerei Nine-Tailed Fox, appunto, per il gioco. Modalità mettiamo safe perché non ho idea di cosa ci aspetti. Il map seed lasciamo questo e io direi di iniziare, appunto. Ripeto, come ho già No turning detto. back now. Let's do this. Ok. Come ho già detto, mi sono già visto alcune parti e quindi non è del tutto in blind, ma comunque sarà in blind. Ora, laggerà un po', non ho idea di perché, ma possiamo iniziare. Allora, laggerà parecchio invece. Però possiamo provare, dai. Sì, quando muovo la visuale lagga. Però, comunque. Oh, signori, venite. Ok. Penso che il gioco sia ispirato a Containment Breach. Se non è Containment Breach, ma interpretato dalla Nine-Tailed Fox. Ok, qua. Quello si muove. Ok. Ah, ok. Quello si muoveva. Allora, continuando, dopo aver terminato appena uno zombie, si può andare avanti. Ok, a volte lagga di meno, quindi non so effettivamente quale sia il problema. Però cercherò di farlo laggare il meno possibile. They must have cut the power. The elevator isn't working. It's probably a part of the lockdown protocol. There should be a maintenance room nearby. I'll go there and see what's wrong. You two, stay here and guard the elevators while I'm gone, in the case that we get greeted by guests or otherwise. Why are we using the elevator during a containment breach? Stairs are the safest alternative right now. What? Hear the elevator? No, lì non si può andare. Ok, qua posso mettere il coso. Ok. Penso che sparare a 106 sia inutile, ma nel tentativo ci proviamo. Gettiamo la carta. Ok. Siamo appena stati presi da SCP-106 e penso che questo doveva succedere per forza, non penso che ci sia stato un altro modo per schivarlo. Bene, ora direi che mi sono spoilerato tutto quello che mi dovevo spoilerare e da qui in poi inizio il blind, quindi ragazzi non ho idea di cosa ci potrà succedere. Allora, ho notato che abbiamo perso solo 10 di vita. Questo è buono. Però abbiamo una camminata tutta storta. Oddio. Siamo mortissimi. Siamo mortissimi. Don't panic. No, non Remember your siamo training. morti. Gotta find a weapon. Ma cos'è? Ok, non siamo morti a quanto pare. Cosa c'è?
Ah, ok, c'era il nostro elmetto che non possiamo usare, a quanto pare. Cos'è? La cella di 682 questa? Con questo liquido. Non di qua. No, qui non possiamo far nulla a quanto pare. Qua ci vuole una carta per aprire la porta. E perché i corridoi sono così grossi? Ho paura che ci sia qualche SCP qua. Uno di quei cosi. Qua niente. E qui non si può fare niente a quanto pare, ma vabbè. Non penso si possa inserire da nessuna parte. Proseguiamo. Ok. Qua le porte sembrano chiuse. Bello. Ok. Well, better than nothing. Esatto. Meglio di niente. Va usato qua il fusibile? A quanto pare no. Ok. Ma non c'è un altro modo per... No, qua non mi sembra esserci interruttori. Non mi sembra di aver perso niente, quindi mi sembra che l'unica via possibile sia l'ascensore. Ok. Utilizziamo. Piano 3? No. Ah, siamo al piano 1, ok. Piano 2. Va bene. Stiamo salendo e... Non ho idea di dove stiamo andando, perché questa zona è molto particolare. Questa è la Ivy. Mi sembra, poi magari mi... Sì, decisamente, questa è la Ivy. Ma si inizia così? Ok, nocciolina è stata... Ma come hai fatto? Allora, arrivederci. Non aprire la porta. Ok. No, queste me le ricordo, sono zone inutili al gioco. Penso che sia morto. Sì. Possiamo prendere l'arma. Ok, con l'arma possiamo già fare alcune cose. Tipo l'autodifesa. Ok, in questo momento i Tesla penso che siano i nostri unici amici. Ok. Sempre. Ok, salviamo. Sono progressi. Ok, questa è la zona di 682. 1048. Va bene. E... Ma scusa, ma sono un membro della fondazione? Vabbè. No, una squadra speciale non può avere l'accesso a determinate zone. Allora, non ho una carta, quindi questo sarà già un problema. Ok, l'orso è sparito. Non posso proseguire per di qua perché non ho
la carta. Ok, quella tra parentesi su Containment Breach è la camera di la cella di 966. I mostri invisibili, per appunto. I killer del sonno, ecco. Ok, ma non mi pare ci sia un'altra strada. Qui non mi pare ci sia niente. Qui nemmeno. Mi sono dimenticato di qualcosa. Sì, ma lì c'era il nocciolino. Non è che lui aveva qualcosa. No, non penso. Oddio. Allora, faccio una corsa. Qua non c'è nulla. Oh. Allora, andiamo. Ok, arrivederci. Qui nettamente non c'è nulla. Il 3 non funziona. Torniamo all'1, forse. Ho dimenticato qualcosa indietro? Qua non mi sembra di aver dimenticato niente. Però magari mi sbaglio, Effettivamente c'è qualcosa che non ho guardato molto bene nel dettaglio. Ma non mi sembrava ci fosse niente da usare o da prendere. Forse qui c'è qualcosa. No. Ma questa zona mi sembra cassetti. No, qua niente per ora. Sono sicuro che in una zona così ci sia qualcosa, perché mi sono perso qualcosa. Non è qua. Ah, qui per l'appunto ci vuole la carta, quindi chiudiamo un attimo per sicurezza. Perché sapevo che il 106 all'inizio ti levava tutto l'equipaggiamento che avevi. Quindi per quello ho gettato la carta. Ma non mi pare che qui, a parte che è bellissimo perché l'acqua su Containment Breach non c'è mai stata, che mi ricorda, e il fatto che stai sull'acqua è molto bello. Però non mi pare di aver visto niente qua. Qui c'è solo, mamma mia, 79, c'è solo l'elmetto, ma a quanto pare rotto, quindi non posso utilizzarlo. Del resto non mi pare ci sia nulla. Va bene, allora io direi di concludere la prima parte qui, e penso di aver fatto un po' di progressi almeno, e spero che questo video comunque piaccia a chi mi segue, e ci vediamo alla prossima. E forse farò la parte 2 a seconda di quante visualizzazioni o like facciamo, dai. E se avete qualcosa da dirmi nei commenti, perché non ho idea di come funzioni questo gioco. Cioè, con Team Breach l'avevo già giocato e comunque un po' di cose le sapevo, ma qua a quanto pare di carte non ne abbiamo. Forse devo cercare meglio, non so, fatemi sapere voi. E quindi ci vediamo alla prossima. Quindi ciao ragazzi.